In nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ante quietificati ventute meam. Iudica me Deus, discerne causa meam, de gente non santa, abomini inique doloso, erue me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quarem repulisti et quare Christi sinceridum affligit me nemicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad eum quietificati ventute mea. Confitebor divinciter a Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbes me. Spera in Deo, poni amado, confitebor illi, salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri e Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Introibo ad altare Dei. Ad eum quietificati ventute mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Confite or de onnipotenti, beate Marie semper virgini, beato Michele arcangelo, beato Ioanni Battiste, santis apostolis Petro e Paolo, omnibus santis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beato Michaelem arcangelum, beatum Ioannem Battistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate a vitam aeterna. Amen. Confite or Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michele arcangelo, beato Ioanni Battiste, santis apostolis Petro e Paolo, omnibus santis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitazione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, beatum Michele Marcangelum, beatum Ioannem Battista, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator vestri, omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perduca vossa vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, Priva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus, vivificabis nos. Et plebs tu letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine esaudi orazione mea. Et clamor meus a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Vocem iucunditatis annunziate et audiatur alleluia annunziate usque ad extremum terre, liberavi Dominus populum sum, alleluia, alleluia. Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri e Filio e Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunditatis annunziate et audiatur, alleluia, annunziate usque ad extremum terre, liberavi Dominus populum sum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi. Proter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum Santo Spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Oremus. Deus a quo bona cunta procedunt, largire supplicibus tuis, ut cogitemus et te inspirante quae recta sunt, et te gubernante adem faciamus, per Dominum nostrum Iesu Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui beatum Pascalem, confessorem tuum, mirifica, erga corporis et sanguinis tui, sacra misteria di lezione decorasti, concede propitius ut quam ille, ex hoc divino convivio spiritus percipit pinguedinem, e andem in nos percipere meream. Qui vivis regnas con Deo Pater in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Iacobi, Apostoli. Carissimi, est tote factores verbi et non auditores tantum, fallentes vos met ipsos. Quia si quis auditor est verbi et non factor, hic comparabitur viro, consideranti vultum nativitatis sua in speculo, consideravit enim se et abit, estatim oblitus est qualis fuerit. Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, e per manserit in ea, non auditor obliviosus factus, se factor operis, hic beatus in facto suo erit. Si quis autem putat essere religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens corsum, uius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem ec est. Visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc saeculo. Deo gratias. Alleluia, alleluia, surrexit Christus, et illuxit nobis quos redemit sanguine suo. Alleluia. Exivia, Patre, e veni in mundum, iterum, relinquo mundum e vado ad Patrem. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dicit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, quid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis. Usque modo non petistis quidquam in nomine meo, petite et accipieti sub gaudium vestrum sit plenum. Ec in proverbis locutus sum vobis, venitora cum iam non in proverbis loquar vobis, se palam de Patre annunciamo vobis. In illo die in nomine meo petetis, e non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis, ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis et credidistis, quia ego ad eo exivi. Exivia, Patre, e veni in mundum, iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Dicunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris et proverbium nullum dicis, nunc scimus quia scis omnia, e non opus estibi ut quis te interroget, in hoc credimus quia Deo existi. Laus di Christe.
del Figlio e dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Siamo giunti, cari fedeli, alla quinta dopo Pasqua, con la memoria di San Pasquale Bailon, patrono di tutte le opere eucaristiche, particolarmente della crociata, che ci è tanto cara. Il suo corpo, le sue reliquie, molto venerate in Spagna, furono distrutte con sacrilegio durante la guerra civile da parte dei comunisti, ma la sua anima però non mancherà di intercedere per noi presso la Santissima Trinità. Domani, lunedì, martedì, mercoledì, vi saranno le rogazioni, quindi queste processioni che precedono l'ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, che è la festa di precetto di giovedì. A Torino riprenderà la Santa Messa in pubblico alle ore 18:15 e cercheremo poi piano piano di provvedere a soccorrere anche i nostri fedeli che si trovano nei luoghi dove abitualmente era celebrata la Santa Messa. Tenetevi quindi in contatto con la casa madre qui di Verrua, con il sacerdote di riferimento o col nostro sito, si farà in modo di provvedere di informarvi delle nostre iniziative. Per quel che riguarda la liturgia odierna, avete ascoltato le parole dell'Apostolo San Giacomo, come domenica scorsa, che ci invita a non ingannare noi stessi, come è facile ingannare noi stessi. Quando le nostre opere non sono conformi alla nostra fede, ecco che ci inganniamo. Pensiamo di essere religiosi, cioè nella via di Dio, e invece no. Bisogna quindi confermare con le opere della carità verso Dio, verso il prossimo, la fede che è nel nostro cuore. Ed il Signore Gesù ci invita alla preghiera. Le parole che avete udito sono state pronunciate dal Signore durante l'ultima cena, come pure domenica scorsa, nel discorso dopo la cena. E questo passo del Vangelo include prima di tutto un invito alla preghiera e poi ancora una volta Gesù Cristo che rivela il mistero della Santissima Trinità, l'intima unione tra Lui, il Padre e lo Spirito Santo. La preghiera, cari fedeli, in questi giorni delle rogazioni che precedono l'ascensione di Gesù, è una cosa talmente importante che, come sapete, con quell'assioma che è noto a tutti, chi prega si salva certamente, e chi non prega si danna certamente. Ma stupiscono forse qualcuno le parole che rivolge Gesù agli apostoli durante l'ultima cena, quando dice loro: «Fino ad ora voi non mi avete chiesto ancora nulla, chiedete affinché la vostra gioia sia piena». E siamo stupiti, come poteva dire il Signore agli apostoli: «Non mi avete chiesto nulla». Quante volte gli apostoli gli avevano chiesto delle grazie? Pensiamo solamente a quando la madre dei due apostoli, Giovanni e Giacomo, che erano così amati da Gesù, si reca presso il Maestro, certamente non all'insaputa dei suoi due figli, chiedendogli di porre i suoi due figli, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, nel suo regno, di dargli quindi un ruolo importante in un regno che essa e i suoi figli immaginava tutto terreno. E il Signore Gesù gli disse che questo non spettava a lui di darlo, che l'unica cosa che poteva dare lui era quella di bere anche loro lo stesso calice che avrebbe bevuto, cioè quello della sua passione. Ecco, vedete, questi apostoli, pur così buoni, così amanti di Nostro Signore, avevano ancora pensieri così terreni. E certo hanno chiesto delle grazie a Gesù assieme alla loro madre, ma erano grazie terrene di quaggiù.
ed il Signore non gliele ha promesse, anzi tutt'altro. Quello che gli ha promesso per questa terra, che cos'è stato? Di partecipare alla sua passione, di morire anch'essi, Giovanni lo farà, Giovanni subirà il martirio pur non morendo, e Giacomo sarà il primo martire, di morire come morirà lui, di bere il calice della sua passione, cioè di spartire le sue sofferenze, il suo sacrificio e il suo dono di sé. Ecco i doni che Gesù dà a coloro che lui ama e che lo amano, di partecipare alla croce di Gesù. E quante persone gli chiedono questa grazia? Noi gli chiediamo tante volte di avere dei beni di questa terra, di guarire da una malattia, di avere successo, di essere scampati da tanti pericoli. E di per sé in queste domande non c'è nulla di male, perché riconosciamo in questo modo che Dio da un lato è infinitamente buono e quindi è sempre pronto a farci del bene, e d'altra parte che Egli è onnipotente e quindi può darci, se vuole, tutto ciò che gli chiediamo. Ma queste domande le dobbiamo fare sempre a una condizione, quella che ci ha insegnato Gesù Cristo nel Padre nostro. Infatti, prima di farci chiedere il nostro pane quotidiano, Gesù ci fa dire questo: sia fatta la tua volontà. Perché in questa materia, nelle cose della terra, ecco che sarà per il nostro bene solo quello che è conforme alla volontà di Dio. E invece molte volte tanti pur cristiani, tanti che si dicono e pensano di essere, forse un po' anche sono, amici di Gesù Cristo, non ne hanno però lo spirito di nostro Signore e non gli chiedono quelle vere grazie che invece noi dobbiamo desiderare. Noi dobbiamo desiderare quello che Dio vuole e soprattutto quello dobbiamo chiedergli. E dobbiamo desiderare non solo la salvezza della nostra anima, ma prima di tutto la gloria di nostro Signore, la sua gloria che è già infinita in se stessa, ma che si manifesta in tutte le anime. Desiderare la salvezza delle anime, desiderare di crescere nelle virtù, desiderare di crescere nella fede, nella speranza, nella carità, nella castità, nell'umiltà, nel distacco dai beni terreni, di avere la contrizione e il perdono dei nostri peccati. Ecco, per esempio, tante grazie da chiedere tra le molte altre e che molte persone non chiedono mai. Gli apostoli forse non avevano chiesto in quel momento di poter spartire con Gesù la sua passione. Lo chiederanno certamente in seguito e lo otterranno, come San Pietro Martire, il quale ogni giorno, celebrando la Santa Messa, chiedeva l'insigne grazia di poter morire per Gesù Cristo, e questa grazia gli fu accordata. San Francesco d'Assisi anche lui chiese questa grazia e il Signore non gliela diede, ma impresse però nel suo corpo le sacre stimmate, segno però di quella partecipazione alla passione di Gesù che nel santo c'era sempre stata, anche ben prima di ricevere il segno delle piaghe del Signore. Ecco, cari fedeli, dobbiamo chiedere innanzitutto a Gesù di capire quel che Lui desidera per noi, di capire ciò che è bene per noi, di capire ciò che noi dobbiamo chiedere al nostro Signore e, chiedendolo, di ottenerlo dalla grazia di Dio, per l'intercessione della Vergine Maria, perché lei è la mediatrice di ogni grazia presso il mediatore che è nostro Signore, il quale a sua volta intercede per noi presso Dio Padre. Negli esercizi ci viene insegnato a far così, a fare quel triplice colloquio: il primo alla Vergine Maria, che ci ottenga ogni grazia presso il suo Figlio Gesù; il secondo a nostro Signore, perché ci ottenga le medesime grazie a Dio Padre; e il terzo al Padre, perché questo Padre così buono non rifiuta nulla al suo Divin Figlio che si è immolato per noi. E tutto questo chiediamolo anche nella grazia dello Spirito Santo. Questo Spirito Santo ci stiamo preparando ad accogliere la sua venuta, ormai non è così lontano, il giorno di
Pentecoste, che è come un'altra Pasqua, la Pasqua dello Spirito Santo. Voi che non avete potuto fare la comunione nel giorno di Pasqua, ebbene preparatevi a farla in questi giorni e soprattutto nella festa dello Spirito Santo. Una comunione fervente, con lo stesso ardore di amore che animava San Pasquale Bailon, che sempre durante la sua vita e anche dopo la sua morte in maniera miracolosa manifestò il suo amore, la sua fede, il suo desiderio del corpo e del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Che il Signore ci conceda anche a noi questa fame e questa sete del suo corpo e del suo sangue, che sono come il preludio di quel banchetto celeste nel quale non solo l'umanità di Gesù, ma soprattutto l'essenza divina nella visione beatifica sarà ciò che sazierà pienamente il nostro cuore e colmerà ogni desiderio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Cieli et Terre, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui proter nos homines et proter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo fatus est. Crucifissus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundus scripturas, et ascendit in celum et sedet ad desteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui es Patre filioque procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et con glorificator, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitor unum battisma in remissionem peccatorum, et espetto resurrezione mortuorum, e vitam venturi secoli. Amen. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et ob audite vocem laudiseius, qui posuit animam meam ad vitam et non dedit commoveri pedes meus. Benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam et misericordiam suam a me. Alleluia. Thank you.
Orate, fratres. Suscite ad ogni sacrificio de malibus tui, salari de gloria omni sui, ad utilitate corpo nostra, tot iusque ecclesia sua santa. Per ogni secola seculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, come salutare, te quidem Domine omnitempore, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse enim verus est agnus qui absturit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et idio, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra, gloria tua, Osanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceti salutaribus moniti, e divina istituzione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in cenis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione. Ser libera nostra malo. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sis semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
cantate Domino, alleluia, cantate Domine, benedicite nomen Deus, bene nunziate de die in diem, salutare eius, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Oremus. Tribue nobis Domine celestis mense virtute satiatis, et desiderare quaerecta sunt, et desiderata percipere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Figlium tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refeti cibo tuo tuque celesti, Deus noster te supplices exoramus, ut in cuius saecle commemorazione percepimus eius muniamur et precibus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Figlium tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est nihil et fatum est. In ipso vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebis luce, tenebrae non comprenderunt. Fuit homum issus Deo, qui nomen erat Ioannes, venit in testimonium, testimonium per ibete de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux testimonium per ibete de lumine. Erat lux vera quel lumine ad omnem homine, veniente meno che mundum, il mondo erat mundus per ipsum factus est, mundus eum non cognovit. Impropria venite sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum. Deliteis potestatem filios dei fieris, qui credunt in nomine eius. Qui non è sanguinibus, neque svontate carnis, neque svontate viris, ed es Deo nati sunt. E verbum caro fatum est, et adita vit in nobis, et vidimus gloria meis, gloriam quasi unigenita Patra, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito sotto sventis tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito sotto sventis tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito sotto sventis tu, Iesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii Eve, a te suspiramus, gementes efflentes, in hac lacrimarum valle. Ei ergo, vocata nostra, illos tuos, misericordiae socolos, a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pio, dulcis Virgo, Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Quod digni officiamur promissionibus Christi. Oremus, Deus, refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius espice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice, Maria, cum beati Iosefius pons, a beatis apostolis tuis Petro e Paolo et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, per libertate ed esaltazione sante amatis e che se pecese fundimus misericos e benius exaudi per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Sante Michael Arcangele, defende nos in preglio contra nequitiam et instias diaboli sto presidium, impere tiri Deus supplices Dei precamur, tuque princeps et milizie celestis, Satana mariosque spiritus malignus,
quia perditionem animarum per vagantur in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis.